Ognuno di noi vive in una bolla. Nella bolla ci sono tutte le informazioni che riescono a raggiungerci. Certo, un tempo di informazioni ce n'erano poche, non c'era il problema di raggiungerle, ma piuttosto di trovarle. Però con giornali, radio, televisioni, in realtà le informazioni sono diventate moltissime e quindi ha avuto un ruolo chiave quello dell'editore, che filtra e ordina per rilevanza tutte queste informazioni. Noi quindi dobbiamo solo scegliere la linea editoriale a cui ci sentiamo più vicini e con questa popolare la nostra bolla di informazioni. Naturalmente queste bolle sono condivise quindi con un gran numero di altre persone. Negli ultimi 10-15 anni questo panorama però è cambiato. Sia la creazione di notizie, sia la fruizione hanno beneficiato della rivoluzione digitale. Quindi adesso le notizie sono di fatto letteralmente infinite. E il modo di fruirle anche, incluso fare delle ricerche su internet, andare su dei siti di aggregazione di news oppure sui nostri social network. In questo nuovo paradigma la figura dell'editore è stata superata da una figura nuova, quella dell'algoritmo. L'algoritmo è quello che riesce in questa infinità di informazioni a scegliere e ordinare per rilevanza le informazioni utili, ma per ognuno di noi singolarmente. Allora facciamo un passo dietro le quinte e vediamo che cosa c'è, come sono fatti questi algoritmi. Con un disclaimer, allora, le aziende grandi digitali naturalmente hanno in questi algoritmi i loro asset, quindi sono segretissimi e complicatissimi. Quello che discutiamo qui sono i meccanismi di base in una forma super semplificata, però credo che possano tornare utili comunque per capirne poi gli effetti. Allora, intanto gli algoritmi sono dei software, però proviamo a immaginarceli fisicamente, che è più facile, come dei cervellini, non so, dei cervellini di gomma. Nascono neutri, ma possono essere addestrati dagli sviluppatori per raggiungere un certo obiettivo grazie a un meccanismo di feedback. Facciamo un esempio facile: abbiamo un cervellino, vogliamo addestrarlo a riconoscere quali animali sono rappresentati in un'immagine. Allora gli diamo, non so, l'immagine di un gatto e lui all'inizio i neuroni sono disposti casualmente, quindi la prima volta potrebbe classificarlo in qualunque modo, magari me lo classifica come un cane. A quel punto io gli dico: guarda, hai sbagliato, questo era un gatto. I neuroni, grazie a questo feedback, si riconfigurano e se gli ripropongo la fotografia, questa volta lui me la classifica correttamente come gatto. Cioè la stessa cosa con tutti gli altri animali, insomma, gli propongo un cavallo, magari il cervellino me lo classifica come gatto, gli do il feedback che è sbagliato, i neuroni si configurano nuovamente, quando gli vedo il cavallo lo mette correttamente. Se io rifaccio questo processo per tante centinaia di migliaia di volte, alla fine quello che ho è un algoritmo addestrato a riconoscere gli animali, quindi quello che volevamo ottenere. Ed è esattamente questo stesso modello che viene utilizzato nell'ambito delle informazioni. Vediamo in che modo si applica questo. Allora, abbiamo detto che l'obiettivo delle aziende digitali è tenere ognuno di noi incollato allo schermo, no? Non lasciarci andare via o da un'altra parte. Quindi l'obiettivo con cui vengono addestrati questi algoritmi è trovare dall'insieme infinito di informazioni, proprio quelle giuste per tenere ognuno di noi incollato allo schermo. E il feedback glielo diamo noi inconsapevolmente. Quando ci propongono delle notizie, noi possiamo semplicemente passare oltre, e questo è un feedback negativo. Al cervellino viene detto: guarda, hai scelto male, questa notizia non va bene per quella persona. Oppure possiamo aprirle, leggerle, commentarle. In tal caso il feedback al cervellino è un feedback rafforzativo, cioè, buono, questo è il tipo di notizie giuste per questa persona. Naturalmente questo fatto con ognuno di noi e replicato centinaia di migliaia di volte con tutta la comunità di utenti fa sì che questi cervellini siano man mano sempre più capaci di scegliere per ognuno di noi singolarmente proprio le notizie che vogliamo. E a questo proposito voglio prendere a prestito la definizione di Hayley Parser, uno speaker di TED, che definisce queste notizie le notizie zuccherino. E mi piace molto questa definizione perché sono proprio quelle che si mangiano più facilmente, no? Più facili da leggere, che ci viene voglia di aprire quando vediamo. Perché? Perché magari sono buffe, sono curiose, oppure trattano di argomenti che già conosciamo, confermano un'opinione che già abbiamo. E quindi sono più facili. Quello che dice anche Hayley Parser è: rischiamo in questo modo però come dire, di rinunciare a una dieta informativa forse un pochino più faticosa, però anche più equilibrata, dove ci sia un insieme più ampio di informazioni. Questo è uno dei due effetti collaterali importanti di questi tipi di soluzioni. Va sotto il nome di effetto filtro.
cosa succede? Che a fronte di una eterogeneità di informazioni possibili, io finisco a continuare a ricevere notizie solo sugli argomenti su cui sono già a conoscenza e che non venga data l'opportunità a nuovi stimoli, nuovi spunti interessanti di entrare nella mia bolla, lasciando quindi fuori tutto l'arcobaleno e colorando la mia bolla soltanto di un unico tono. Questo è un ulteriore brutto effetto collaterale, che siccome, abbiamo detto, sono molto personali questi algoritmi, è facile che io incontri altre persone la cui bolla ha un colore completamente diverso. Cercando di dialogare, si cerca un terreno comune, no? Per costruire un dialogo costruttivo, diventa molto difficile perché partiamo, ovviamente, da due rappresentazioni del mondo molto diverse l'una dall'altra, ognuna data dalla propria bolla. Il secondo effetto collaterale è noto come effetto eco e deriva tipicamente da quando ci si informa tramite social network, no? Se in una cerchia di amici sono molti appassionati di una tematica, è estremamente probabile che in quella cerchia quella tematica venga rimbalzata più e più volte dall'uno all'altro con una specie di effetto eco e quindi che ci fornisca una percezione distorta della sua effettiva diffusione. E su questo vi racconto una storia. Io vengo dalla Val Pellice, che è un posto vicino alla Valle di Susa, dove c'è il cantiere del tunnel ad alta velocità, no? La TAV, verso la Francia. Una decina d'anni fa, direi, ho cominciato a interessarmi alla questione e quindi a cercare articoli, leggere cose. Nel giro di 2-3 settimane, il mio mondo digitale si è vieppiù popolato di un sacco di informazioni anche molto interessanti, articoli, link, commenti, tanto che io, e qui faccio la confessione, mi sono detta ingenua, ma guarda, mi sono informata appena in tempo quando il tema è divenuto il centro del dibattito pubblico, meno male perché così adesso sono più informata. Salvo poi una mattina vado a fare colazione al bar, butto l'occhio sui quotidiani disponibili e in nessuna delle prime pagine si parlava della TAV. Un po' di disappunto. Ma davanti non si parlava della TAV neanche delle pagine successive. E non c'era nemmeno un trafiletto nella cronaca cittadina della provincia di Torino. Cioè, ero caduta in questo tranello e avevo perso la consapevolezza di queste due dimensioni distinte. Una è cosa io ritengo importante e cosa ritengono importanti i miei amici. E l'altra è qual è la reale diffusione di una notizia nella popolazione. Quindi bisogna stare un po' attenti a questo effetto eco. Ci sono due notizie positive. Uno è che i giganti dell'informazione digitale, sempre molto sensibili a cosa i clienti desiderano, si sono resi conto che con queste notizie zuccherino le persone, non so, cominciamo un po' tutti forse ad avere la sensazione che sì, sono piacevoli, ma poi forse perdiamo tanto tempo dietro a cose irrilevanti e finiamo per non raggiungere l'obiettivo per cui ci siamo connessi di fatto, che è informarci e quindi costruirci una visione il più fedele possibile del mondo in cui viviamo. E quindi questi giganti dell'informazione online stanno lavorando per rendere questi algoritmi tali da non cadere più in questi tranelli. La notizia ancora più bella è che noi sin da subito possiamo fare qualcosa in questa direzione, in realtà basta un piccolo sforzo, è un pochino in salita, però dovremmo provare a cercare informazioni che senza aspettare che vengano loro da noi, un po' diverse dal solito, magari approfondire punti di vista un pochino diversi o persone che la pensano un po' diversamente da noi che ci propongano cose che esulano da ciò che già conosciamo. E poi, forte dalla mia esperienza precedente, mantenere sempre un occhio all'editoria classica in modo da non cadere nel mio tranello e avere delle fonti editoriali tradizionali che ci diano sempre la percezione di quant'è la diffusione effettiva di un'informazione a livello della popolazione. E la domanda adesso è: ma perché dovremmo fare questo sforzo? Già facciamo tanta fatica a fare tante altre cose. Io credo che, allora, intanto le nostre opinioni non possano che beneficiare di una bolla di informazioni, di una eterogeneità di notizie, di informazioni, che quindi possono portarci a rendere le nostre riflessioni anche più ricche, più approfondite. Una società con le bolle più colorate è una società più incline al dialogo. Io lavoro nell'innovazione, credo profondamente che il progresso dipenda tanto dal dubbio, dal dissenso, dalla discussione, dal costruire qualche cosa di nuovo. E quindi penso che una società con bolle molto colorate possa essere potenzialmente una società molto più ricca e che possa fare molto meglio del progresso. E penso anche che una società dove si possa dialogare serenamente e, come dire, e intavolare delle discussioni costruttive sia anche una società dove sarà più bello vivere. Grazie.